La ludoteca del registro.it è un progetto che abbiamo fatto partire un po' sull'onda dell'entusiasmo un paio di anni fa per spiegare ai bambini come funziona la rete e quali sono le opportunità che essa offre. È un progetto del registro.it che ha nella sua missione quella della diffusione della cultura di internet. Mi è sembrata veramente interessante. I bimbi vengono sempre con domande in classe, magari noi insegnanti purtroppo non sappiamo rispondere in maniera adeguata. È un valido aiuto per gli insegnanti sicuramente. Quello che ci preme è che internet è uno strumento che ha delle grandissime opportunità. Bisogna saperlo usare per poterle sfruttare appieno senza correre pericoli particolari, che certamente ci sono e molti li mettono in evidenza, ma noi vorremmo che loro diventassero padroni e sapessero usare questo mezzo al meglio, sapendosi anche destreggiare di fronte alle difficoltà e ai pericoli che si possono presentare. A me è piaciuto tutto perché è stato molto bello, perché io sul computer non ci so andare, perché mi piace fare altre cose e questo mi sembra molto bello perché possiamo imparare cose molto istruttive. Noi abbiamo giocato, abbiamo fatto la rete, abbiamo visto che l'uno corrisponde alle lampadine accese, lo zero alle lampadine spente. Insomma, per me è stato molto bello. Per spiegare ai bambini come funziona la rete, siamo partiti da alcuni concetti di base, proprio da come vengono codificate le informazioni che diventano tutte 1 e 0 per passare attraverso tutti i canali di rete. Fissati questi concetti di base, possiamo passare a spiegare anche tutto il resto, come funzionano le pagine web, come funzionano i social network, come ci si muove e anche quali sono i problemi connessi all'uso di questi strumenti, quindi anche concetti elementari rispetto alla privacy, rispetto alla dipendenza dai giochi, eccetera. La prima cosa che farò andrò su internet e dirò e vedrò mio padre se ha messo l'antivirus prima di andare su internet. Utilizziamo anche strumenti multimediali, come ad esempio i cartoni animati che abbiamo realizzato per spiegare quali sono i concetti della sicurezza informatica. Questi episodi sono per i bambini piuttosto divertenti e colgono l'occasione per raccontare e spiegare le loro esperienze sulle quali interveniamo insieme alle maestre e ai maestri per approfondire il tema. A me è piaciuto di più la parte dove si giocava, perché in un certo senso ci dava anche qualche istruzione, perché mancava anche noi bambini, non è che sappiamo molto di informatica, così almeno abbiamo qualche iniziativa in più per andare su internet e senza prendere troppi rischi. Abbiamo ormai realizzato questo progetto in diverse scuole, abbiamo incontrato alcune centinaia di bambini, alcune decine di maestre e vogliamo far crescere questa esperienza e mettere a disposizione di tutti quelli che ci hanno incontrato una comunità che stiamo creando intorno al sito web della Biblioteca del Registro e alla sua pagina Facebook. Vorremmo alla fine capire quali sono gli spazi sui quali è necessario ancora intervenire, anche a livello istituzionale, stabilendo un contatto e una collaborazione con le istituzioni a livello locale, regionale e anche nazionale.